Per iniziare vorrei innanzitutto fare anch'io a mio nome un ringraziamento per il Comune di Ravenna che ha veramente mostrato una collaborazione eccezionale per l'organizzazione di questo evento. Per quello che riguarda il mio intervento farò un'esposizione molto ristretta rispetto a quello che avevo pensato inizialmente, sia per l'ora tarda e vorrei lasciare spazio alla dottoressa Innocenti che è venuta qui dalla Toscana per di un'esperienza e di una collettività intera che si è presa a cuore il destino di un albero monumentale. E poi, onestamente, è già stato detto quasi tutto su questo tema, sono state dette tantissime cose in una maniera molto approfondita e molto interessante. Quindi il quadro normativo è stato, direi, esposto in maniera molto completa. Sul concetto di monumentalità dell'albero anche, sono stati fatti degli approfondimenti sui vari aspetti di monumentalità, non ultimo quello culturale, storico e identitario, che è probabilmente la sfaccettatura nella quale le competenze dell'Istituto per i Beni Culturali si riconoscono maggiormente. E quindi direi che in questo intervento mi limiterò a raccontare quello che è il ruolo che l'Istituto per i Beni Culturali ha avuto sul territorio gli alberi meritevoli di riconoscimento di monumentalità e quindi poi di acquisizione della tutela. E un'altra questione importante che è attribuita dalla normativa regionale all'Istituto è quella della gestione dei finanziamenti regionali che annualmente vengono destinati a interventi di conservazione e salvaguardia degli alberi monumentali. E da queste due competenze direi derivano i due termini elencati nel titolo di questo intervento, conoscenza, quindi l'individuazione degli elementi da salvaguardare sul territorio, e cura, la cura che appunto nella gestione di questi finanziamenti. Per quello che riguarda la conoscenza, vi racconto il processo di indagine che è stato fatto sul territorio per individuare gli alberi monumentali. Ve lo racconto perché io non ne sono stata partecipe, io lavoro all'Istituto da 3 anni e quindi ho ereditato un grosso lavoro che è stato fatto dai colleghi che precedentemente ci hanno lavorato e che sono in questo momento sono già andati in pensione e che comunque hanno cominciato a lavorare in questo senso già dal 1981 realizzando un censimento per conto su tutto il territorio regionale e mettendo anche a punto una metodologia per l'individuazione dei criteri e dei parametri da valutare. Come è già stato detto tante volte oggi, non soltanto la rarità della specie, le caratteristiche diciamo, dimensionali e utilità della pianta, ma anche tutti gli aspetti culturali collegati alla pianta stessa, culturali e paesaggistici, sono stati valutati per l'individuazione di queste piante, delle piante da sottoporre a tutela. I risultati di questo primo censimento sono confluiti in una pubblicazione dal titolo Alberi monumentali dell'Emilia Romagna, censimenti e tutela, che è stata realizzata nel 1991 dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con l'Istituto per i Beni Culturali e col coordinamento dei professori Umberto Magnarese e Alessandro Chiusoli dell'Università di Bologna. E diciamo che questo primo censimento è stato la base per l'applicazione
aspetti, magari di questo dirò dopo. E al primo monitoraggio, come dicevo prima, nel 1981 è seguita la seconda indagine per l'aggiornamento dei dati nel 2002-2003. E quindi tutti gli alberi sono stati rivisitati, sono stati fatti sopralluoghi, compilate schede, aggiornati i dati e già in questa fase si è visto che molte delle piante che erano state tutelate presentavano delle criticità, anche questo è già stato detto precedentemente, e si è focalizzata l'importanza del rispetto di un'area di rispetto ai piedi dell'albero in quella fase proprio. Sorvolo sulle cause di deperimento che sono già state abbondantemente spiegate nella giornata di oggi. Una terza campagna di verifica ha avuto luogo nel 2003.
anzi, probabilmente molti del pubblico la conoscono, è il proprio manuale di buone pratiche ed è stata curata dalla collega Teresa Tosetti e raccoglieva contributi di tanti professionisti del settore, tra questi anche Giovanni Morelli aveva portato un contributo tecnico nel quale insisteva in particolare sul principio della non ingerenza. Oggi ne ha parlato tanto di questo approccio per gli interventi sugli altri, che non si la mostra inaugurata nel 2002, poi divenuta itinerante ed è stata portata in
questa collana sono state realizzate altre due pubblicazioni, una per il Parco di Montesole nel 2010, una col Banco dei regionali di Sassi di Rocca Malattina nel 2012. Questo, scusate, sono rimasta poi dietro con le immagini, questa era l'immagine del catalogo che portava il catalogo della mostra fotografica che portava in copertina alcune delle migliori fotografie in concorso. Questo invece è la copertina del libro dedicato ai grandi alberi del Parco Storico di Montesole e questo l'altro al parco regionale dei Sassi di Rocca Malattina. In questo caso era stato fatto, in questi due casi in collaborazione con i rispettivi parchi, era stato fatto un censimento sul territorio, erano state preparate delle schede per ogni albero ritenuto meritevole di essere fatto conoscere, quindi la pubblicazione è una raccolta di queste schede coordinate e intercorsi collegati alla rete sentieristica del parco per poter agevolare la visita all'interno del parco e la conoscenza di questa alberatura. Nel 2011 è stato realizzato invece un concorso di arte pubblica dal titolo Il Monumento mette radici, progetti per nuovi itinerari verdi a Bologna, rivolto ad artisti con esperienza di land art e public art. Vi cito solamente uno tra i progetti migliori del concorso, che è la d'opera del concorrente Rita Correndu. Questa concorrente ha registrato la voce degli alberi con strumentazioni particolari che riuscivano a raccogliere anche le frequenze più basse, ha rielaborato queste registrazioni e ne ha ricavato delle tracce audio che poi sono state portate all'interno di alcune biblioteche di Bologna e le biblioteche invitavano all'ascolto di delle voci degli alberi vicino alla finestra che erano state coperte da tende sulle quali, come potete vedere le immagini, sulle quali erano state stampate delle immagini di alberi e quindi questa è stata un'esperienza così un po' singolare, diciamo per valorizzare interessi e competenze che si possono comunque diverse da quelle agronomiche che si possono comunque collegare al soggetto altro. Queste sono altre immagini di quell'esperienza. Poi nel 2013 una pubblicazione di Civerde Maestà, l'albero tra singoli miti e storie, come dice il titolo, è un'analisi del soggetto albero dal punto di vista delle tradizioni, della storia, della cultura, dei miti. E vado velocemente oltre. Nel 2014 sono usciti quattro volumenti dal titolo, scusate, tre volumenti dal titolo Monumenti Verdi nei giardini dell'Emilia Romagna, e sono tre perché si occupano singolarmente di una porzione della regione insieme con tutto il territorio regionale e sono il frutto di un censimento che era stato fatto nel 2014 commissionato da invece alla Fondazione Villa Ghigi di Bologna per il censimento di circa un centinaio di situazioni in giardini e parchi pubblici, diciamo situazioni verdi, nei quali si mescolavano natura, architettura e paesaggio. Quindi ne è uscito un censimento di 103 esattamente situazioni pubblicate in questi tre volumenti e le schede di questi 103 parchi, giardini pubblici oppure anche situazioni di giardini cimiteriali, ospedalieri, centri termali, quindi situazioni anche di questo tipo, si trovano all'interno del catalogo del patrimonio culturale dell'istituto nella sezione parchi e giardini dalla sezione parchi e giardini si può accedere alle schede di queste singole aree e avere il risultato di questo censimento. Nel 2016, mi avvicino alla fine, è stato fatto un laboratorio fotografico dedicato ai giardini della città di Bologna che è stato presentato in una mostra allestita nel 2017 all'interno della rassegna 2017 Il Verde. Ne è stato fatto un dossier allegato alla nostra rivista sempre nel 2017. Di tutte le pubblicazioni di cui vi ho parlato, voi potete, tutte queste pubblicazioni voi le potete scaricare
Serpieri, del Centro Agrario Serpieri di Bologna, e un incontro tenuto dal dottor Giovanni Morelli è stato un grande successo, l'hanno invitato ad andare a insegnare a scuola, i ragazzi sono stati entusiasti. Un'altra iniziativa abbastanza così singolare è stata realizzata all'interno di Vivi Verde 2018, visto la collaborazione di tre servizi che in regione si occupano di alberi monumentali: il servizio aree protette, il servizio fitosanitario e l'istituto per i beni culturali. È stato un trekking, abbiamo chiamato trekking col coro, un trekking alla scoperta degli alberi monumentali del centro storico di Bologna, e con l'accompagnamento di corali locali che in tre tappe diciamo si sono esibite per i partecipanti. Anche questa iniziativa ha avuto un grande successo e abbiamo avuto oltre 100 partecipanti. Le cose che si fanno insieme vengono sempre bene, abbiamo messo insieme tante professionalità e anche tante idee, il risultato c'è stato. E per ultima cosa, ogni anno IBC produce un calendario che è dedicato ad un tema di competenza dell'Istituto. Il calendario 2019 è stato dedicato agli alberi monumentali d'Italia, era scritto da poco l'elenco degli alberi monumentali d'Italia della nostra regione, e è stato deciso di cominciare a documentare questo patrimonio col calendario. E le fotografie sono state scattate dal fotografo dell'Istituto, Andrea Scapola. E vi ho portato alcune fotografie, queste sono le prime. Questo è un momento di un'iniziativa all'interno di Vivi Verde, non so se qualcuno lo conosce, è l'albero di cedro monumentale d'Italia che è il parco di Villamigi. Questo è un momento del trekking con coro dell'anno scorso, e qui siamo a casa Carducci, sempre durante questo trekking. Ecco, questa è la fotografia che è stata utilizzata per la copertina del calendario. È un leccio che si trova a Modena, in pieno centro. Questo è il platano che abbiamo visto nel primo pomeriggio, il platano di Santa Gara Placidia. Qui è stato dedicato il mese di gennaio. E poi ho voluto portare anche questa immagine che praticamente rappresenta il nostro mese di ottobre nel calendario, l'ho voluta portare perché si tratta di un vero, è una specie frutticola. Normalmente tra gli alberi monumentali, cioè quando parliamo di alberi monumentali pensiamo ad altre specie, ma sul nostro territorio regionale esistono anche tantissimi alberi di grandi dimensioni e di anche di grande valore questo che vedete, che vale la pena di conoscere, di fare conoscere. Questo è il vero della Santona, si trova a Mocugno nel Modenese, e il monte che vedete sullo sfondo è la cima del Monte Cimone, che è la cima più alta dell'Appennino Emiliano-Romagnolo. E quindi insomma ci sembrava meritevole documentarlo. Sul territorio regionale esistono molti monumentali che sono già stati censiti per conto della regione dall'associazione Patriarchi della Natura, Patriarchi della Natura in Italia, mi scuso ma non mi ricordavo della lezione completa. E pensiamo che anche questi alberi meritino un riconoscimento di valore, di monumentalità, o di, usando il termine che decideremo più appropriato per questo tipo di alberatore. Per il futuro c'è ancora tanto da fare in questo campo, come si è detto durante tutta la giornata, per sensibilizzare tutti i possibili interlocutori del verde e degli alberi. Per quello che riguarda l'Istituto per i beni culturali, innanzitutto abbiamo in programma un aggiornamento, come dicevo prima, della banca dati, sia per dare copertura territoriale di questo strumento, e sia anche alla luce delle nuove catalogazioni, diciamo, degli alberi monumentali che scaturiranno dalla nuova normativa in base alle casistiche indicate dalla nuova normativa, anche perché tanti degli alberi monumentali d'Italia in questo momento non sono contenuti all'interno della banca dati, non avendo la tutela regionale, circa la sessantina, giusto, degli alberi monumentali d'Italia non sono
ragione in questo momento non sono inseriti nella banca dati. E poi in questa banca dati potrebbero confluire anche tante altre letterature meritevoli che potrebbero essere individuate tramite censimenti fatti a livello locale da comuni e associazioni che, a seguito di opportuna valutazione di merito, potrebbero comunque essere anche questi inseriti all'interno della banca dati. Anche questo aumenta le capacità.